Benvenuti nel mio canale. In questo tutorial vi farò vedere come ho realizzato la maglia che avete visto nell'anteprima del video. Il materiale che ci occorre sarà il filato corno di color senape e l'uncinetto 5. Detto questo, possiamo passare al tutorial. Dobbiamo avviare il lavoro. Nel mio caso ho avviato il lavoro con 90 catenelle. Ora vi farò vedere tutto su un campioncino, quindi una volta che abbiamo avviato le nostre 90 catenelle, ci chiudiamo a cerchio nella prima maglia. Quindi entro nella prima catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. Avviamo il lavoro con le suddivisioni, lavorando 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Rientro nella catenella successiva e lavoro la seconda maglia alta. Rientro nella catenella successiva, lavoro la terza. Nella catenella successiva la quarta e così vado avanti fino ad ottenere 15 maglie alte. Una volta che abbiamo avviato le nostre 15 maglie alte, facciamo una catenella che è di separazione, rientro nella catenella successiva e lavoro 30 maglie alte, quindi una nella catenella successiva lavoro la seconda, nella successiva lavoro la terza, nella successiva la quarta e così vado avanti fino ad ottenere 30 maglie alte. Lavorate le 30 maglie alte, lavoro una catenella che è di separazione, riprendo a lavorare nella maglia successiva, quindi nella catenella successiva, lavorando 15 maglie alte, quindi sono 2, 3, 4 e così vado avanti fino ad ottenere 15 maglie alte. Le 15 maglie alte, lavoro di nuovo una catenella di separazione e lavoro le ultime 30 maglie alte per terminare tutto il giro. Quindi la prima, poi lavoro la seconda, la terza e così vado avanti fino ad ottenere 30 maglie alte. Lavoro all'ultima catenella, entro nella terza catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. Arrivato a questo punto abbiamo terminato il nostro primo giro. Terminato questo giro, partiamo con il giro con il punto a rete, lavorato in questo modo. Allora lavoriamo le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, più una che è di separazione. Filo sull'uncinetto, salto una maglia di base. Nella successiva lavoro una maglia alta, di nuovo una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta, una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta, una catenella, salto una maglia di base, nella successiva lavoro una maglia alta. Quindi noi dobbiamo lavorare questo finché non arriviamo nello spazio di una catenella. Una volta che ci ritroviamo nello spazio di una catenella, lavoriamo appunto una catenella, rientriamo nello spazio di una catenella e lì lavoriamo una maglia alta, poi lavoriamo 2 catenelle e nello stesso punto una maglia alta. Rifaccio una catenella, entro nella maglia successiva e lavoro una maglia alta. Di nuovo una catenella che è di separazione, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta, una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta. Quindi lavoriamo questo finché non arriviamo nello spazio di una catenella. Una volta che siamo arrivati nello spazio di una catenella, appunto lavoriamo una catenella che è di separazione, rientro nello spazio di una catenella e lì lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e nello stesso punto una maglia alta, una catenella che è di separazione, riprendo la lavorazione nella prima maglia alta qui e lavoro una maglia alta e di nuovo una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta. Di nuovo una catenella, salto una maglia di base e nella successiva una maglia alta. Questo lo facciamo finché non arriviamo di nuovo nello spazio di una catenella. Mi ritrovo nello spazio di una catenella e lì lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Una catenella, lavoro la prima maglia alta. Una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta.
una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta. Una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta. Questo lo facciamo finché non arriviamo nel prossimo aumento. Mi ritrovo nel prossimo aumento che sarà l'ultimo, lì lavoro una catenella di separazione, entro nello spazio di una catenella e lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Lavoro una catenella che è di separazione, mi ritrovo la prima maglia alta, quindi entro nella terza catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. Fatto questo, abbiamo terminato anche il giro. Secondo giro, ora dobbiamo riprendere il giro di nuovo a maglie alte, lavorando semplicemente sulla maglia alta le 3 catenelle. Quindi, per iniziare le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, nello spazio di una catenella li lavoro una maglia alta. Sulla maglia alta lavoro una maglia alta, nello spazio di una catenella lavoro una maglia alta. Sulla maglia alta lavoro una maglia alta. E nello spazio di una catenella una maglia alta. Di nuovo una maglia alta sulla maglia alta e nello spazio di una catenella una maglia alta. Di nuovo una maglia alta, scusatemi, nello spazio di una catenella una maglia alta. Una maglia alta sulla maglia alta e nello spazio di una catenella una maglia alta. Mi ritrovo. Un attimo, mi ritrovo ecco sull'aumento, quindi io entro sulla prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Entro nello spazio di 2 catenelle e lì lavoro l'angolo, cioè l'aumento, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Riprendo la lavorazione per i prossimi, per le prossime maglie, lavorando di nuovo sulla maglia alta, una maglia alta. E nello spazio di una catenella lavoro una maglia alta. Ok? Quindi questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Semplice, andiamo a riprendere di nuovo tutte le maglie. Quindi nella catenella lavoro una maglia alta, sulla maglia alta lavoro una maglia alta. Una maglia alta sulla maglia alta. Sulla catenella una maglia alta, vi rifaccio vedere di nuovo l'angolo, ecco qui, mi ritrovo, ecco qua dove abbiamo l'angolo, lì lavoro una maglia alta sulla maglia alta, nello spazio di 2 catenelle lì lavoro una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Mi ritrovo di nuovo la maglia alta, lavoro la maglia alta e nello spazio di una catenella una maglia alta. Quindi terminiamo tutto questo giro in questo modo. Una volta che avremo terminato tutto il giro, questo sarà il risultato finale. Ora il prossimo giro lo lavoriamo come il primo, solo che invece di lavorarlo a maglia alta, lo lavoriamo a maglia alta doppia e poi il prossimo lo lavoreremo di nuovo riprendendo di nuovo tutte le maglie come si presentano a maglia alta. Penso che questo sarà un giro inutile da farvi vedere perché già vi ho fatto vedere il secondo giro appunto a rete, quindi noi invece di lavorare il primo, secondo, il terzo, quindi il quarto giro invece di lavorarlo appunto a rete a maglia alta, lo lavoriamo a doppia maglia alta e il quinto giro lavoreremo di nuovo tutte le maglie come si presentano a maglia alta finché non arriviamo allo scalfo. Nel mio caso ho lavorato 15 giri. Quindi ho lavorato per 15 giri sempre gli aumenti negli angoli, tutto a maglia alta e poi sono andata a riunire gli angoli e vi faccio vedere come. Allora, lavoriamo tutte le maglie finché non arriviamo nello spazio di 2 catenelle. Quindi io lavoro tutto a maglia alta. Finché non arrivo nello spazio di 2 catenelle, arrivato a questo punto abbiamo bisogno del marcapunti. Io non lo utilizzo essendo che sono pochissimi giri, quindi non lo vado ad utilizzare. Quindi noi lavoriamo tutte le maglie come si presentano finché non arriviamo, nello spazio di 2 catenelle.
Vedete? Maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi trovo nello spazio di 2 catenelle. Li lavoro una maglia alta, 2 catenelle e la prossima maglia alta, quindi la vado a lavorare nello spazio di 2 catenelle nel retro. Quindi pesco il filo sull'uncinetto, lavoro una maglia alta, ecco qui, e in questo modo abbiamo unito con le 2 catenelle. Questo lo facciamo anche dall'altra parte, quindi riprendo di nuovo lavorando tutte le maglie come si presentano e vado a riunire anche l'altra parte in questo modo, lavorando le 2 catenelle che andranno sotto, diciamo, all'ascella. Ok, quindi lavoriamo tutte le maglie come si presentano e poi ci rivediamo. Trovo nello spazio di 2 catenelle, li lavoro una maglia alta, 2 catenelle, ripesco il filo sull'uncinetto, entro nell'angolo, quindi nella maglia retro, e lavoro una maglia alta, ecco qua, e continuo a lavorare. In questo modo abbiamo riunito anche questa parte e continuo a lavorare il restante di tutte le maglie per chiuderci poi con una maglia bassissima. Quindi, fatto questo, mi ritrovo in questo modo. Vado a lavorare il punto che ho scelto. Quindi il primo giro verrà lavorato sempre a punto a rete. 3 catenelle che sono la nostra maglia alta più una che è di separazione. Salto una maglia di base, nella successiva lavoro una maglia alta. Una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta. Una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta. Una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta. Di nuovo una catenella, salto una maglia di base, nella successiva una maglia alta. Una catenella, nella maglia successiva una maglia alta. Quindi questo sarà il primo giro. Qui ho sbagliato. Sarà il primo giro. Verrà alternato in 2 giri. Uno di maglie di punto a rete e uno di punto X incrociato. Quindi lavoriamo tutto questo giro in questo modo e poi vi farò vedere come verrà lavorato il secondo giro. Quindi saltiamo un punto nella maglia successiva, una maglia alta, una catenella, salto un punto nella maglia successiva, una maglia alta, una catenella, salto una maglia, nella successiva una catenella e così termino tutto il primo giro. Allora, faccio una catenella, termino il giro nella terza catenella e mi chiudo con una maglia bassissima. Partirò con il punto incrociato, quindi iniziamo nello spazio di una catenella lavorando una maglia bassissima, mi alzo di 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, filo sull'uncinetto, ritorno indietro in questo quadratino, quindi qui, e lavoro una maglia alta. In questo modo abbiamo lavorato il punto X incrociato. Quindi filo sull'uncinetto, salto questo quadratino, entro nel successivo e lavoro una maglia alta. Ripesco il filo, ritorno indietro nel quadratino saltato e lavoro una maglia alta. Vi rifaccio vedere, salto il quadratino, entro nel prossimo e li lavoro una maglia alta. Ripesco il filo, ritorno indietro nel quadratino saltato e lavoro una maglia alta. Di nuovo, salto il quadratino, entro nel prossimo e li lavoro una maglia alta. Ripesco il filo, ritorno indietro nel quadrato saltato e lavoro una maglia alta. Quindi questo sarà il secondo giro da alternare. Salto questo quadratino, entro nel prossimo, lavoro una maglia alta, ritornando indietro nel quadratino saltato. Ecco qua. Quindi questo sarà il secondo giro da ripetere per tutto il giro e poi riprenderemo con il punto X con il punto a rete. Vi rifaccio vedere, salto il quadratino, rientro nel prossimo e lavoro una maglia alta.
rientro nel quadratino saltato e lavoro una maglia alta. Quindi terminiamo il giro in questo modo. Come terminare il giro? Quindi per terminare il giro saltiamo questo quadratino, entro nel prossimo, lavoro una maglia alta, lavoro la prossima maglia alta ripescando il filo sull'uncinetto nella maglia saltata, quindi nel quadrato saltato. Fatto questo, entro tra le due maglie alte qui e lavoro un punto bassissimo. In questo modo abbiamo terminato il giro. Ora dobbiamo riprendere di nuovo il giro con il punto a rete. Quindi lavoriamo le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, più una che è di separazione. Rientro al centro delle due maglie alte incrociate e lavoro una maglia alta. Una catenella al centro delle due maglie incrociate, una maglia alta. Una catenella al centro delle due maglie alte e lavoro una maglia alta. Una catenella al centro, lavoro una maglia alta. Una catenella al centro, una maglia alta. Quindi questo lo dobbiamo ripetere per tutto il giro. Poi, una volta terminato il giro, riprendiamo di nuovo il giro con il punto X incrociato e questo saranno i due giri da alternare fino al termine della maglia. In tutto ho consumato 300 grammi di filato. Vi ricordo che l'ho lavorato tutto con l'uncinetto 5. Vi ricordo in più che ho avviato 90 catenelle, le ho suddivise per 15 per i lati corti, 15 e 15 per i lati corti e 30 e 30 per i lati lunghi. Abbiamo lavorato la prima riga facendo le suddivisioni, la seconda verrà lavorato appunto a rete, la terza verrà lavorata di nuovo tutto a maglia alta, quindi riprendiamo tutte le maglie alte. La quarta riga l'ho lavorata sempre appunto a rete, solo che invece di lavorarlo a maglia alta l'ho lavorato con la doppia maglia alta e poi ho ripreso per il resto dei giri sempre a maglia alta finché non sono arrivata allo scalfo. In tutto ho fatto 15 giri di aumenti, poi andiamo a unire sotto all'ascella e andiamo avanti con il corpo della maglia lavorando questi due punti. E niente ragazze, il tutorial termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su, di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi come sempre ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!